Buongiorno e benvenuti alla quarta puntata dello speciale Lezioni, il nuovo progetto di Policy and Procurement in Healthcare dedicato all'approfondimento dei programmi politici dei diversi schieramenti che si presenteranno alle prossime elezioni del 25 settembre. Come ormai è noto a chi ci segue sul web, questo approfondimento lo faremo insieme proprio ai protagonisti della scena politica italiana, a cui chiederemo conto dei propri interventi in quanto a sanità, sviluppo industriale della filiera della salute e tutela delle professioni sanitarie. Lo faremo, non saremo soli, ma volta per volta ci sarà un discussant in rappresentanza della filiera della salute, in senso anche più allargato, che potrà porre alcuni quesiti al nostro ospite politico. Poche domande. Poco tempo per rispondere perché vogliamo andare subito al sodo delle questioni più urgenti che riguardano la sanità, quindi l'ospite politico avrà circa 2 minuti di tempo per rispondere alle domande. Chiarite queste regole del gioco, vi presento gli illustri ospiti della puntata di oggi, che sono, quanto a politica, la senatrice Anna Maria Parente, in Forza Italia Viva, nonché presidente della 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato. Grazie, senatrice, di essere con noi. Grazie a voi. E discussant per un giorno, Annalisa Mandorino, segretario generale di Cittadinanza Attiva. Benvenuta Buongiorno. anche a lei. Allora, Grazie. abbiamo oggi il referente, un politico di Italia Viva, assumendo in estrema sintesi il cui programma per quanto riguarda la sanità, comprende una riforma della governance sanitaria che vede da un lato le regioni impegnate nell'erogazione delle prestazioni e dall'altro lo Stato che fa l'analisi dei bisogni, si impegna nell'abbattere le liste d'attesa e poi interviene anche con un piano di investimenti per la filiera life science e sulla ricerca. Più in dettaglio, ecco, abbiamo preso alcuni punti del vostro programma che ci interesserà, approfondire. Uno è quello riguardo le liste d'attesa. Voi proponete proprio un piano straordinario per aumentare la capacità, produttiva delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, visite di controllo e anche interventi, con un obiettivo che è anche palesato in maniera, decisa, cioè ridurre in un anno di tempo, il periodo di attesa massimo 60 giorni per le visite programmate a 30 giorni per tutte le altre. Quindi un risultato ambizioso, che promette di conseguire estendendo la regola del piano nazionale di governo delle liste d'attesa 2019-21, ricordiamo in base al quale il paziente può recarsi in una struttura convenzionata senza costi aggiuntivi. Ecco, la mia domanda è, dove si troverà la copertura finanziaria per questa spesa e se realmente immaginiamo di poter arrivare a questi risultati così ambiziosi? Rispondo subito alla domanda finanziaria. Noi pensiamo che dobbiamo utilizzare le risorse del MES sanitario. Sapete che sono 37 miliardi a cui non abbiamo avuto accesso per le differenze tra le forze politiche, cioè alcune forze politiche non l'hanno mai chiesto. L'unico vincolo che abbiamo sul MES sanitario è, diciamo, spese dirette e indirette dopo il Covid. Ricordiamo che il MES sanitario è una linea precisa che l'Unione Europea ha deciso dopo la pandemia, al pari dell'ASCIUR per coprire la cassa integrazione. Per una ideologia sbagliata, a nostro avviso, alcune forze politiche sono sempre state contrarie. Noi pensiamo che dobbiamo accedere al MES sanitario perché abbiamo bisogno di tante risorse. Abbiamo fatto una scheda sulle linee, sulle cose che possiamo finanziare. L'abbattimento delle liste d'attesa è una di queste. E quindi dobbiamo finanziare questo obiettivo che, se abbiamo le risorse, rispondo alla seconda, è sicuramente perseguibile perché lo Stato prende in carica le risorse e aiuta e sostiene le regioni ad abbattere le liste d'attesa. Grazie senatrice. Allora, lascerei ora la parola alla dottoressa Mandorino per un suo quesito. Grazie. Allora, con la senatrice abbiamo a lungo lavorato anche nella scorsa legislatura, perciò i miei due quesiti riguarderanno delle riforme già in atto che speriamo però abbiano un seguito e una definizione nella prossima legislatura. La prima è quella della riforma degli anziani non autosufficienti prevista dalla missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una riforma molto impattante perché 10 milioni di persone tra anziani e familiari verrebbero
in qualche modo interessati da questa riforma. L'iter è stato un po' rallentato nel corso della scorsa legislatura. Noi speriamo che la legge vada al Consiglio dei Ministri in modo che possa arrivare poi all'esame del Parlamento già un po' definita, insomma. Ecco, io volevo capire se anche per lei questa riforma è centrale, no? E se c'è un impegno anche nella prossima legislatura a farne un tema di prioritario interesse. Non solo è centrale, ma la dottoressa Mandorlino sa anche nella passata legislatura seguivo di più le questioni sociali. Ora la presidenza della commissione sanità, noi in Senato non abbiamo il sociale come competenza di commissione, però il mio impegno solenne è che deve essere una priorità della prossima legislatura. Io la prenderei proprio come il primo atto che si può fare nella prossima legislatura, perché è chiaro che noi siamo un paese di anziani e l'invecchiamento, grazie a Dio, abbiamo un invecchiamento, diciamo, abbiamo una popolazione anziana perché si vive di più, ma dobbiamo far vivere bene gli anziani, questo è il nostro tema. Abbiamo una popolazione anziana e spesso arriviamo, diciamo, all'età di anzianità un po' malconci. E secondo è il tema dei temi, con una popolazione anziana c'è da aiutare le famiglie, c'è da aiutare le comunità, quindi questo è il primo impegno che dobbiamo prenderci, perché questo può, per esempio, una legge giusta approvata, oltre che aiutare anche il terzo settore, tutto il mondo del terzo settore, può portare anche occupazione, perché è chiaro che nell'ipotesi di dove si creeranno posti di lavoro, il settore dei servizi è uno di quelli dove noi potremo creare occupazione. Quindi il tema degli anziani incrocia l'assistenza, l'occupazione e tutto il mondo del terzo settore e del volontariato. Quindi per me è la priorità delle priorità. Grazie senatrice. Allora, la mia seconda domanda invece riguarda un altro punto del vostro programma, che è il piano strategico per le filiere dell'innovazione, quindi a sostegno delle scienze della vita e dei dispositivi medici. Sappiamo che sono aziende, sono filiere che sono già state ritenute cruciali anche in pandemia, quindi non hanno avuto poi tutte le misure che hanno ristretto quell'attività di altri comparti. Proponete di aggiungere 2 miliardi di euro a quelli già stanziati, quindi le chiederei ecco, anche qui la copertura finanziaria di questi 2 miliardi di euro e soprattutto se ci sono delle misure specifiche per cui questi fondi potrebbero essere utilizzati dalle aziende. E noi pensiamo che la sanità dopo il Covid debba essere considerata la stessa stregua della difesa di un paese. Lei sa che in Parlamento abbiamo provato anche a fare una politica di bilancio diverso per la sanità, è una questione che deve abbracciare l'Unione Europea, cioè la spesa per sanità non è solo spesa, ma ci sono alcune voci che potrebbero essere considerate investimento, di qui il sostegno a tutta la filiera della sanità, che va dalla ricerca, alla produzione di farmaci, al rapporto con le università. Insomma, dobbiamo cambiare proprio l'approccio. La sanità è assistenza alla nostra cittadinanza, ma è anche sostegno alle aziende della filiera della salute e soprattutto sviluppo economico. Noi ci siamo trovati in pandemia senza nessuna azienda europea che produceva DPI. In Italia non abbiamo produzione di vaccini, è per questo che dobbiamo sostenere la filiera della sanità. È proprio una mentalità che deve cambiare, perché l'approccio alla sanità deve essere molto di sviluppo su tutto quello che serve. Di recente abbiamo seguito, per esempio, un atto europeo sui dispositivi medici. Abbiamo delle aziende anche lì che rischiano di essere in difficoltà, perché tra payback, secondo noi, deve cambiare, tra carenze di materie prime. Non ci dimentichiamo che anche il settore della sanità avrà problemi rispetto a questa crisi energetica. Abbiamo il rischio di perdere tutto un tessuto di medie imprese che producono, per esempio, dispositivi medici che sono essenziali, diciamo, negli ospedali per la nostra salute. Proprio per questo proponiamo, mettendo anche una cifra precisa nel programma che ci serve, qual è la copertura economica
di nuovo il MES sanitario. Nella scheda che abbiamo fatto sulle voci che possiamo finanziare, il sostegno alla filiera della sanità rientra tra queste. Grazie. Ecco, allora, dottoressa Mandorino, su cosa possiamo coinvolgere nuovamente la nostra ospite politica? I tempi, capisco, sono molti, ecco, però scegliamone uno. È un tema che richiede un'alleanza fortissima tra la politica e i cittadini, che è il tema dei livelli essenziali di assistenza. Sono bloccati al 2017 per una serie di impacci burocratici, e per esempio l'approvazione del decreto tariffe che ha bloccato di fatto la possibilità di avere esigibili i LEA del 2017. Questo è fonte di disuguaglianze anche tra i cittadini del nostro paese, perché alcune regioni sono in grado di erogarli autonomamente, altri no. Ecco, noi vorremmo la rassicurazione che su questa questione dei LEA, che questa questione dei LEA sarà una battaglia politica, un tema politico, non soltanto un tema tecnico, perché pensiamo che livelli essenziali di assistenza rappresentino l'unico modo per misurare e valutare l'equità della salute nel nostro paese. In effetti poi li ritroviamo in molti programmi politici insieme alla lista d'attesa, ne parleremo anche con altri ospiti. Però andiamo a chiedere alle forze politiche che hanno provocato questa sciagurata crisi in agosto e di questi tempi, con la legge di bilancio, col piano nazionale di ripresa e resilienza, con tante cose da fare in sanità, perché passato il periodo buio della pandemia noi avremmo dovuto sistemare davvero la sanità in questi 6-7 mesi. Il primo tra tutti è la questione dei LEA. Come ricordava la dottoressa Mandorino, noi abbiamo i LEA fermi dal 2017, che è uno scandalo, perché concordo in pieno con la dottoressa Mandorino, perché non è una questione tecnica, come spesso accade purtroppo, da un'idea sbagliata della sanità. I LEA sono l'unico strumento costituzionalmente previsto perché si possa garantire il diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione. L'abbiamo ridotto negli anni a questione tecnica. Non è così, è una questione, i livelli essenziali di assistenza sono lo strumento che lo Stato ha per garantire l'assistenza univoca in tutto il territorio nazionale. Quindi si è fermata questa situazione alla conferenza Stato-Regioni, anche il decreto tariffe si è fermato alla conferenza Stato-Regioni, perché le regioni pretendono dal governo più denaro per livelli essenziali dell'assistenza. Noi abbiamo delle patologie che non ci sono ancora. Sapete quanto sforzo abbiamo fatto, per esempio, sulla fibromialgia? Abbiamo tantissime associazioni che ci sollecitano le patologie come la vulvodinia, ma anche lì dobbiamo anche lì cambiare l'approccio e davvero pensare ai livelli essenziali di assistenza come una presa in carico che segue la persona in tutto l'arco della vita. Anche qui dobbiamo fare una rivoluzione enorme e un flash sulla Costituzione. A mio avviso, noi dobbiamo mettere mano alla Costituzione, perché la sanità e l'istruzione devono essere accentrate allo Stato. Magari naturalmente l'organizzazione va alle regioni, però la sanità e l'istruzione sono i due diritti fondamentali di uno Ecco, Stato. anche su questo troviamo alcuni spunti in altri programmi politici che vanno in direzioni in parte, insomma, allineate a quella che lei sta appunto accennando. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio nuovamente le nostre ospiti per essere state con noi e chi ci ha seguito su internet. Vi do appuntamento alla prossima puntata, in cui avremo ospite per la parte politica il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, in forza a noi moderati, e come discussant il dottor Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale. Grazie ancora e Grazie arrivederci. a voi, grazie Grazie. senatrice.